perso le tracce dell'androide dopo uno scontro con gli investigatori. La descrizione dell'androide è stata condivisa con tutte le forze dell'ordine locali e l'indagine è in corso. Le tensioni nell'Artico si sono acuite ancora stamattina. Abbiamo appena saputo che lo USS Iowa, sotto la riva di pattuglia nella regione, risulta disperso dopo essere riemerso per alcune riparazioni. A Detroit continueranno le intense nevicate per tutta la notte. La temperatura sarà di meno 5 gradi, ben al di sotto della media stagionale. E questo fronte freddo dovrebbe persistere anche nel... Per fortuna Zlatko aveva un'auto. Non volevo che Alice camminasse con questo freddo. L'avevo notata nel garage. Forse Zlatko non l'ha mai usata. E questa gente che incontreremo, come hai saputo di loro? Dagli androidi catturati da Zlatko. Parlavano di umani che aiutano gli androidi a superare il confine. Se non fosse vero, o fosse una trappola? So solo che quegli androidi ci credevano. Poi Zlatko li ha uccisi. Rilevato malfunzionamento. Freni di emergenza attivati. Questa non ci voleva. Resta dentro, Alice. E adesso che facciamo? Non so. Direi di continuare a piedi. 10 gradi sotto zero, Alice non ce la farà. Troviamo un posto per la notte. Qui attorno non ci sono posti dove stare, cara. Laggiù. Dobbiamo trovare un riparo. Qui fa troppo freddo. Sembra abbandonato da un bel pezzo. Trovato niente? No, nessun posto per la notte. Benvenuti a Pirate Island, cari marinai! Vi divertirete un mondo! Benvenuti a Pirate Island, cari marinai! Vi divertirete un mondo! Thank you.
succedendo sempre quando meno te lo aspetti. Questo posto cade a pezzi. Trovare un riparo non sarà facile. Ci penso io. Ecco fatto. Sarà difficile trovare di meglio. Passeremo la notte qui. Accendo un fuoco. Sono rimasti dei biscotti. Ne vuoi uno? No, non ho fame. Alice. Credi che un giorno saremo come loro? Superato il confine, ricominceremo da capo. Andrai a scuola? Forse troverò un lavoro? Come loro. Saremo come gli altri. Basta che restiamo insieme. Solo questo conta. Vieni, ti porto a nanna. Thank you.
Sogni d'oro. Mi racconti una fiaba, cara? Ho 9.000 favole della buonanotte in memoria. Ne troverò una per te. C'era una volta una principessa che... No, non una fiaba così. Inventane una. C'era una volta una bambina che era stanca di avere paura. Sognava di essere come le altre bambine, ma... l'ombra che viveva con lei le impediva di essere felice. Poi incontrò un robot. Così decisero di scappare insieme. Così decisero di scappare insieme. Per cercare una vita migliore. Lungo la via incontrarono grandi pericoli, ma la loro amicizia glieli fece superare tutti. Lungo la strada incontrarono un gigante gentile che promise di proteggerle. Come finisce la storia? Raggiunsero il luogo che sognavano e vissero felici e contenti. Le fiabe hanno tutte quante un lieto fine, ma la vita non è così. È ora di dormire. Domani ci aspetta una lunga giornata. Non viene a darmi la buonanotte, Luther? Sì. Sì, volentieri. Buonanotte, Alice. E sogni d'oro. Una brava bambina. Sì. È molto coraggiosa. Ricordi niente della tua vita prima di Zlatko? No. Il mio modello era progettato per la forza fisica. Forse ero uno scaricatore o un manovale. Chi ero non ha importanza. Non ero davvero io. Che cosa farai quando arriverai in Canada? No, non ci ho ancora pensato. Non sono mai stato libero. Libero. Ha un bel suono. Ma non so ancora bene cosa significhi. Cara... hai mai notato niente di strano in Alice? No. Che vuoi dire? Thank you.
Non vi faremo del male. Siamo come voi. Il nostro nome è Jerry. Prima che il parco chiudesse, lavoravamo qui. Non volevamo spaventarvi, ma a volte gli umani vengono per farci male. Volevamo capire chi foste. Cosa ci fate qui? Stavamo cercando un riparo per la notte. Domani ce ne andiamo. Una bambina. Era da tempo che non ne vedevamo una. Una volta i bambini ci adoravano. Sembra triste. Gli ultimi giorni sono stati difficili. Abbiamo qualcosa per lei. Una cosa buffa. Le piacerà. Vuole vedere? Oh, non credo che... E allora deve seguirci. Alice, forse non è una buona idea. Non credo tu abbia scelta. Avanti, cara! Resta con noi! La piccola può salire a bordo. La giostra è pronta per il divertimento! Sorridere. Non aveva molto di cui sorridere ultimamente. Che panorama, eh? Venivo qui molto più spesso prima. Posso farle una domanda personale, tenente?
Tutti gli androidi fanno così tante domande personali. O è una cosa tua? Ho visto la foto di un bambino nella sua cucina. Era suo figlio, giusto? Già. Si chiamava Cole. Deve smettere di bere, tenente. O avrà conseguenze serie per la sua salute. L'idea è proprio quella. Non stiamo facendo alcun progresso nelle indagini. I devianti non hanno niente in comune. Sono tutti modelli diversi. Tutti prodotti in tempi diversi e in posti diversi. Ci deve essere un collegamento. Quello che li accomuna è questa ossessione per RA9. Come fosse una specie di mito. Un'invenzione che non fa parte della programmazione originale. Gli androidi che credono in Dio. Che cazzo, ci mancava anche questa. Mi sembra preoccupato, tenente. C'entra qualcosa a quello che è successo all'Eden Club? Quelle due ragazze volevano solo stare insieme. Sembravano quasi innamorate. La vedo turbato, tenente. Le macchine le fanno uno strano effetto. E che cosa mi dici di te? Hai aspetto umano. Hai voce umana. Ma che cosa sei veramente? Sono quello che lei vuole che io sia. Un collega? Un compagno di bevute? O solo una macchina? Progettata per svolgere un compito. Potevi sparare a quelle ragazze, ma non l'hai fatto. Perché non hai sparato, Connor? A un tratto il tuo programma si è fatto degli scrupoli. No. Ho solo scelto di non sparare. Nient'altro. Ma tu hai paura di morire, Connor? Ammetto che troverei spiacevole essere interrotto prima di poter chiudere questo caso. E che succede se premo il grilletto? Eh? Niente? L'oblio? Il paradiso androide? Niente. Non ci sarebbe niente. Dove sta andando? Ho bisogno di bere. Devo riflettere.